Andiamo con l'oggetto numero 4, atto 1832, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Agapiti. La parola al consigliere Bori, prego. Grazie Presidente, solo un secondo. Allora, l'interrogazione che abbiamo presentato riguarda la chiusura del circuito museale di Perugia e l'abbandono del progetto di San Francesco al Prato. Come sapete, rispetto al circuito museale, da sempre noi siamo stati molto attenti al fatto che funzionasse e funzionasse bene, che ci fosse un biglietto integrato per tutte le strutture che offrono i servizi museali, a prescindere che fossero di patrimonio pubblico o privato, e che questi fossero non solo accessibili, ma anche attrattivi rispetto al turismo e alla popolazione perugina e umbra. Da sempre abbiamo denunciato contestualmente il fatto che stava entrando all'interno del sistema museale della nostra città una realtà che noi non ritenevamo all'altezza e in grado di gestire questo tipo di servizi. Anche denunciando un arretramento non solo della qualità del servizio, ma proprio del servizio stesso. Purtroppo, a distanza di pochi anni, avevamo ragione. Infatti, la realtà che gestiva la Cappella di San Severo, il Palazzo della Penna, il Complesso Templare di San Bevignato, affidato a Munus SRL, ha subito un abbandono e rescissione del contratto, soprattutto l'ha subito in un momento massimo di turismo, in cui tanto i turisti quanto i cittadini arrivavano là e trovavano chiuse le strutture. Ad oggi è stata messa una pezza, ma questa pezza non funziona. L'errore è stato fatto affidando questi servizi in questo modo, ma oltre all'affidamento, poi, una volta che c'è stato l'abbandono, si persevera nell'errore non riuscendo a valorizzare. La gravità di quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti, sia in termini di immagine che di danno culturale ed economico per la città e per la regione. Ora, tutto questo si associa con un'altra notizia che ci deve riguardare tutti sul fronte culturale. La regione Umbria, l'Europa, ha investito su Perugia con dei progetti specifici, fondi europei, agenda urbana, rigenerazione. Tutti questi progetti, tra l'altro in buona parte gestiti dall'allora assessore comunale e ora assessore regionale Fioroni, sono progetti purtroppo fallimentari. Si va dal mercato coperto al Turreno e potrei andare avanti a lungo, tutti non funzionanti, non aperti, mai partiti. Ma tra questi mi va di centrare il progetto di San Francesco al Prato, progetto in cui si era affidata l'apertura di una struttura che è una delle strutture più belle d'Italia, d'Europa e quindi anche del mondo, in cui se non siete stati vi invito a partecipare, che è stata totalmente ristrutturata e rigenerata con fondi pubblici, statali, europei, una struttura d'eccellenza. Era stata affidata a una realtà che poco dopo, per il mancato sostegno anche delle istituzioni, ha restituito e quindi il progetto è naufragato. Noi ci troviamo con una serie di buchi neri nel centro storico di Perugia, con la mancanza di spazi in cui fare cultura a Perugia e senza nessuno che se ne assume le responsabilità. Le realtà che sono state scelte, economiche e organizzative, sono tutte andate via e ad oggi nessuno di quei progetti ha visto tagliare il nastro, anzi al contrario fanno retromarcia. Questa cosa ci preoccupa molto, vorremmo avere delle risposte. Grazie. Assessore Agapiti. Grazie. Allora, il Comune di Perugia, l'area servizi alle imprese e attività culturali, ha comunicato al servizio valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche con email del 23/6/2023 la chiusura temporanea dei musei del Comune di Perugia, quindi come
poc'anzi elencato, il Museo Civico di Palazzo della Penna, la Cappella di San Severo e il Complesso di San Bevignate, a causa dell'improvviso recesso quindi del gestore dei servizi. E a seguito di tale comunicazione, l'amministrazione regionale ha immediatamente provveduto a prendere maggiori, diciamo, informazioni per cercare di comprendere al meglio l'accaduto, e l'unità operativa cultura del Comune di Perugia, in riferimento alla riapertura dei musei, anche civici della città stessa. In particolare, gli uffici comunali hanno precisato che a seguito dell'improvviso recesso della società Munus era stato incaricato l'ufficio legale del Comune di Perugia al fine di individuare, tramite l'avvio di una procedura d'urgenza, una procedura pubblica, un nuovo soggetto per la gestione dei musei comunali. In data 7 luglio 2023, dunque a pochissimi giorni ovviamente dall'improvvisa chiusura, il Comune di Perugia ha individuato la nuova società di gestione, la Coop Culture, con cui sono stati stabiliti anche degli accordi sino al termine del 2023 per la riapertura e la gestione pur temporanea dei musei civici della città di Perugia. In data 14/7/2023 i musei civici comunali sono stati riaperti quindi con il nuovo gestore. Dunque, anche se i musei della città di Perugia non rientrano ovviamente nella gestione tra le competenze dell'amministrazione regionale, ma come amministrazione ci siamo subito attivati presso la competente amministrazione del Comune di Perugia al fine di garantire anche l'immediata riapertura di importanti luoghi della cultura. Tra l'altro, tutti gli attrattori culturali, il Turreno e quant'altro, che lei ha detto, consigliere, che non sono stati avviati lavori. Per quanto riguarda il Turreno, ho costanti contatti con il Comune, con l'assessore Scoccia, proprio per avviare velocemente un primo straccio funzionale, e garantiamo come Regione anche la totale copertura per l'intervento, quindi per la riqualificazione della struttura stessa e quindi della Turreno. Quindi abbiamo la copertura totale per concludere l'intervento di riqualificazione del Turreno. E su San Francesco al Prato lì abbiamo comunque lavorato e stiamo portando avanti tutte le progettualità condivise con il Comune e con l'assessore Varasano. La replica credo la voglia fare consigliere Bori, prego. Ma allora, logicamente, per cortesia, ringrazio l'assessore che ha fornito le risposte che le sono state date, ma è di cortesia perché la risposta non può soddisfare nessuno. Noi abbiamo avuto l'abbandono durante il periodo estivo e turistico di una realtà scelta dal Comune e la chiusura di tutti i musei nel momento in cui c'erano turisti ovunque. Accanto a questo c'è un danno alla cittadinanza, perché la cultura è un fattore economico, c'è, è giusto, ma è anche un fattore di crescita culturale e sociale che è venuto meno per un lungo periodo e per gravi errori. Accanto a questo mi dispiace constatare che ad oggi ancora, nonostante siano passati 10 anni, i principali attrattori sia della convegnistica sia della cultura diffusa sono e rimangono ancora chiusi, dopo 10 anni e dopo che ingenti quantità di fondi pubblici sono stati investiti per riaprirli. Questo dovrebbe essere una domanda su il livello con cui sono state gestite queste partite. Grazie. Oggetto numero 5, risponde la Presidente Tesei, interroga la consigliera Meloni, dopodiché con l'ordine riprenderemo dalla numero 3 con interpellante consigliere De Luca. Quindi andiamo con l'oggetto 5, prego consigliera Meloni, risponde la Presidente Tesei. Grazie Presidente. Questa interrogazione è stata sostanzialmente superata dalle nuove misure adottate dalla Giunta, che chiaramente ringrazio, e l'interrogazione riguarda il bonus conciliativo natalità 2023. Intanto parto dal principio che tante volte in quest'Aula abbiamo parlato di conciliazione casa-lavoro, di soprattutto sostegno alla natalità e sostegno quindi anche alle donne e alle famiglie. Quindi ben venga queste iniziative di questi anni che la Giunta ha adottato e che hanno portato favorevolmente anche diciamo, la necessità delle famiglie di presentare infatti tante domande, e questo, diciamo, qualifica anche la
l'iniziativa che è stata portata avanti. Ora diciamo che quest'anno la richiesta nasceva dal fatto che a fronte proprio della bontà della proposta sono state presentate 2.297 domande, ma sostanzialmente sono state ammissibili e quindi c'è stata la possibilità di soddisfarle soltanto per circa il 40%. E quindi le risorse allocate sarebbero servite a soddisfare poco più di un terzo delle richieste, lasciando in evase la maggior parte di quelle pervenute complessivamente. Ora, noi sappiamo bene che molte delle donne, dopo anche il primo figlio, fanno molta fatica a rientrare al lavoro, c'è una dispersione molto importante dell'occupazione, un ritorno spesso part time, e quindi il bonus conciliativo, che non è sicuramente risolutivo, perché poi tra l'altro sappiamo bene, anche andando a vedere quanto questo bonus diciamo va ad incidere sulla famiglia, che sostanzialmente la spesa media annua per pannolini use getta va dagli 800 ai 1000 euro e un chilo di latte in polvere, tanto per entrare nella concretezza delle questioni, necessario per una settimana di poppate costa circa 40 euro, quindi in un anno diciamo la spesa di una famiglia si attesta intorno ai 2000 euro. Quindi quello che sostanzialmente era la cifra che ogni famiglia, ogni mamma quindi aveva la possibilità di avere facendo questa domanda era circa 1000-1200 euro. Allora il fatto che fossero rimaste fuori il 40% aveva fatto balzare all'occhio il fatto che forse non si era tenuto conto dello storico, che non era stato considerato sicuramente il numero dei beneficiari, oppure che diciamo attendere o anche per il futuro si poteva decidere o di abbassare la quota pro capite, quindi abbassando la quantità di erogazione per famiglia, oppure cambiare i criteri, magari abbassare di 6 o diciamo una rivalutazione dei criteri. Ora sostanzialmente quello che veniva richiesto in questa interrogazione, adesso ascolteremo la risposta della Presidente, ma è stato sostanzialmente diciamo superato dalle misure che sono state prese proprio in queste settimane. Quindi diciamo che in questo momento è sicuramente un obiettivo raggiunto importante, perché va a beneficio della comunità umbra tutta e delle famiglie che sappiamo bene vivere in questi ultimi anni momenti ancora di maggiore difficoltà, e sicuramente un sostegno anche alla natalità e anche alla maternità nei mesi successivi. Grazie. Presidente, prego per la risposta. Grazie. Allora, come è già stato anticipato dall'interrogante, la risposta è naturalmente avviene quando già la Giunta ha stanziato sostanzialmente il doppio dei fondi per la misura che aiuta le mamme umbre con un bimbo sotto un anno a dedicarsi naturalmente con più serenità e ad affrontare anche le spese che ne conseguono per quanto attiene al tema della conciliazione della vita lavorativa o di quelle mamme che stanno trovando e cercando un lavoro in un momento delicato naturalmente della vita di una donna. Ora, devo dire che da tempo avevo dato questa indicazione, perché come sa bene e può immaginare anche la consigliera Meloni, l'iter di un provvedimento pubblico presuppone una serie di atti, dall'idea da trovare ulteriori fondi, quindi noi siamo partiti con questa misura che non è mai esistita nella nostra regione, come non esisteva nella nostra regione, come sapete tutti bene, il supporto per la famiglia alla nascita di un bambino, l'altra misura dei 500 euro per i nuovi nati. Non esisteva nemmeno il complesso di quelle misure economiche tangibili, sempre rivolte alle famiglie, che questo governo regionale e questa maggioranza di centrodestra ha voluto creare e finanziare. Misure che, lo sanno tutti, ho fortemente voluto, perché ricordo a tutti che il mio primo intervento sul bonus per le nuove nascite
si poté realizzare grazie ai risparmi di quello che è un budget dedicato alla Presidente. Naturalmente tutte le procedure hanno bisogno di valutare una platea, non che quando si adottano non è che non ne siamo a conoscenza e mettiamo insieme tutte le cose, ma come sapete perfettamente abbiamo cercato di realizzare i bandi in tempi assolutamente brevi e poi naturalmente trovare altre risorse per integrare, come è avvenuto nel caso di specie, naturalmente gli importi che abbiamo messo a disposizione. Ora è bene rilevare qui, e approfitto anche di questa interrogazione, che noi abbiamo messo in campo un complesso di misure che sono già tutte operative e finanziate, che supportano le nostre famiglie dalla nascita di un bambino al primo anno da mamma, come nel caso di specie, agli asili nido, alle borse di studio per i nostri ragazzi che abbiamo ampliato anche come platea, di ogni ordine grado, al supporto per fare sport, anche questo è un altro elemento molto importante, che proprio per le ragioni a cui si faceva riferimento prima, quando si combatte un fenomeno inflattivo che per tanti anni era sconosciuto, è evidente che una famiglia può essere costretta tra le prime cose da tagliare, magari lo sport, il tempo libero e altre situazioni. Quindi, ritenendo essenziale che i nostri ragazzi possano e debbano fare sport, abbiamo anche messo in campo questa misura, ma penso anche ai campi estivi che abbiamo supportato e sostenuto economicamente, questa è un'altra cosa sicuramente molto importante. Ma questo va oltre, è andato oltre, arrivando anche all'università con la no tax area universitaria e con anche gli abbonamenti, che è un tema tra l'altro di grande attualità, che abbiamo cercato invece di venire incontro alle esigenze di tutti degli studenti universitari. Quindi questo è un insieme di misure che, vorrei fosse chiaro, ormai le abbiamo rese strutturali, non sono più, non possono essere più considerate bonus, perché non solo li abbiamo ripetuti, ma li ripeteremo anche negli anni a venire. Questa è l'ottica con cui stiamo lavorando. Sono misure strutturali e che quindi possono tranquillamente rientrare anche in una legge sulla famiglia, e su questo invito naturalmente l'Assemblea legislativa a poter procedere, perché come tutte le cose cerchiamo di fare atti concreti, e naturalmente per renderli concreti bisogna trovare le risorse. Questo è un lavoro che in qualche modo dà concretezza, no, a quelle misure che possono diventare strutturali, perché tali sono state in questi anni e tali saranno, per quanto riguarda la mia impostazione, che possano tranquillamente essere inserite in una legge sulla famiglia. Quindi per il futuro naturalmente non ho nessuna intenzione di fermarmi da questo punto di vista, perché la famiglia è al centro delle nostre politiche. D'altra parte, tutte le problematiche che conosciamo fin troppo bene, che attengono alla denatalità, ai problemi, che le difficoltà che trovano le nuove famiglie a mettere al mondo dei figli, sono note, sono la conseguenza purtroppo di una serie di politiche che sono state portate avanti negli anni passati, perché oggi registriamo una situazione che non è che si può invertire semplicemente con una legge, quindi è necessario che tutti si lavori per una serie di politiche che possano, a partire naturalmente dal lavoro dei giovani, non mi sfugge sicuramente questo problema che ho esaminato più di una volta, e queste le risposte che a livello di governo in primis, ma poi a cascata il nostro governo regionale, tutti devono impegnarsi a portare avanti, e ci vorrà del tempo purtroppo, ai noi, per invertire questa rotta che ormai veramente da tanti anni è consolidata e ha sempre portato a registrare naturalmente questa situazione. Anticipo anche un'altra cosa, quindi, così, visto che c'è anche questa sensibilità in capo alla consigliera Meloni,
mi fa piacere poterlo dire, e ancora una volta con i risparmi dell'anno 2023, proprio della presidenza di regione, finanzierò altri 200 supporti a altrettante famiglie che hanno avuto un bambino, quindi scorrerà anche quella lista, quell'elenco che abbiamo per i nuovi nati, quindi insomma cerchiamo di poter coprire il più possibile. Quindi prendo atto di questa interrogazione, ma sicuramente la consigliera Meloni non potrà che convenire con me. Da questo punto di vista la mia sensibilità e le azioni conseguenti, che ne sono la dimostrazione, insieme naturalmente a tutto il governo regionale e anche alla nostra maggioranza, che su questo è stata fermamente convinta sempre, è la garanzia che sono temi molto importanti e rilevanti sui quali continueremo a lavorare e a cercare di dare le risposte che occorrono. Grazie. Voglia replicare, consigliera Meloni? No. Ok, prego. Intanto ringrazio la Presidente e l'avevo premesso, nel senso che sulle misure che sono state adottate in questi due anni, che appunto diventeranno strutturali, perché il primo anno può essere il bonus, il secondo anno può essere un bonus bis, ma poi se c'è nell'interesse ovviamente nella visione di questa giunta diventano ovviamente fondi strutturali, sperando che, come dire, tenga la barra dritta anche il governo, che mi sembra che anche sul piano quello sociale un po' ha sfalcidiato. E poi sappiamo bene che insomma cascata potrebbe ricadere sulle regioni, però diciamo che questa interrogazione nasce proprio dall'attenzione. Sicuramente le procedure sono complesse, sono lunghe, conosciamo bene gli iter burocratici che di sicuro diciamo richiedono sempre del tempo, spesso anche troppo, ma questo riguarda tutti gli enti locali, e diciamo che questa interrogazione era nata perché memori di quello che era stato il successo anche dello scorso anno della misura, si poteva magari intervenire sin da subito con i criteri, magari mettendo subito più risorse, però magari al momento non erano nemmeno disponibili, quindi nella ricerca delle risorse è bene che questo è il risultato che oggi abbiamo, che poi è il risultato per le famiglie dell'Umbria, quindi sicuramente ogni volta che andremo nella direzione di sostegno, aiuto ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, noi saremo sempre, diciamo, ben predisposti all'aiuto e anche all'ascolto e anche alla condivisione. Grazie.